Torna all'appuntamento con l'informazione di Canale 189. Nell'edizione di oggi ci occuperemo di sbarchi sulle coste pugliesi da parte dei migranti. Ilva verifiche strutturali all'AFO 2. Migranti, ancora sbarchi sulle coste pugliesi. Estorsione, arrestato un tossicodipendente. Calcio, 3 nuovi acquisti per il Taranto. E benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Canale 189 in relazione al fenomeno segnalato ieri mattina dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti circa la presenza di lesioni e cedimenti dell'altoforno 2. Fonti aziendali precisano che non ci sono problemi di stabilità dall'impianto né di sicurezza per i lavoratori. Il fenomeno è già all'attenzione di Ilva, che ha dato incarico a una società specializzata di eseguire le opportune verifiche strutturali e individuare le eventuali contromisure da adottare. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, da gennaio 2016 ad oggi, nel solo stabilimento di Taranto, la società ha investito 145 milioni di euro, di cui la maggior parte destinati all'area a caldo. Continua senza sosta lo sbarco di migranti sulle coste della Puglia a bordo di diversi mezzi. Ascoltiamo il servizio. I migranti sulle coste pugliesi arrivano non solo a bordo delle navi che li salvano dalle acque durante il loro viaggio della speranza su gommoni stracarichi e pericolosi, ma anche su mezzi nautici di lusso con cui gli scafisti tentano di confondersi con gli altri diportisti. Un motoryacht battente bandiera statunitense di circa 20 metri è stato fermato dai finanzieri al largo di Porto Badisco. A bordo 84 migranti, 25 donne adulte, 25 uomini adulti e 34 bambini, iracheni ed afghani, probabilmente imbarcati sulle coste turche. L'imbarcazione, alla vista delle motovedette che pattugliano le coste, ha spento le luci puntando verso terra nel tentativo di sfuggire ai controlli e sbarcare il carico di esseri umani. Dopo un breve inseguimento, i finanzieri sono saliti a bordo ed hanno arrestato 3 scafisti, 2 di nazionalità ucraina ed 1 dell'Azerbaigian. Il gruppo di migranti, preso in cura dai sanitari del 118, una volta sbarcati ad Otranto, sono stati trasferiti al centro Don Tonino Bello per essere identificati. Subito all'opera il pool anti-immigrazione. Ed è incessante l'arrivo dei migranti sulle coste italiane, per la maggior parte dalla Libia. 13.000 sono quelli sbarcati negli ultimi 4 giorni di agosto. Ieri 1.078 di varie nazionalità sono giunti al porto di Taranto a bordo di una nave norvegese. Sono subsahariani, egiziani, palestinesi e siriani. Altri 708 sono arrivati nel porto di Brindisi su una nave inglese, fra di loro anche 2 salme. Identificati nell'hotspot e sottoposti a controlli medici, moltissimi migranti lasciano poi i luoghi di sbarco entro 3 giorni per essere trasferiti in altre strutture di accoglienza individuate dal Ministero. E una delle migranti sbarcata ieri a Brindisi, una somala di 22 anni, ha iniziato il travaglio proprio sulla banchina del porto ed ha poi partorito il suo piccolo di 2,8 kg. Assistita dal personale medico, il lieto evento ha destato commozione anche nei soccorritori. Estorceva danaro ai genitori, minacciandoli per comprarsi la droga. La polizia ieri sera è intervenuta in un appartamento nel centro cittadino di Taranto, ha messo fine all'incubo vissuto da tempo da 2 coniugi, arrestando il figlio della coppia, 44enne, resosi responsabile dell'ennesima aggressione nei loro confronti. Il comportamento del 44enne aveva procurato loro uno stato d'ansia che aveva ancor di più aggravato le precarie già condizioni di salute. Solo nel mese di agosto, hanno riferito le vittime agli agenti, il figlio aveva chiesto loro circa 500 euro. E a Ginose i carabinieri hanno arrestato nel tendone di un'azienda un ladro di uva da tavola. Si tratta di un 51enne del luogo, Pietro Bello, poi sottoposto ai domiciliari. Sono stati inoltre recuperati 4 quintali della varietà di uva Superior del valore di mercato di 800 euro. Il carico è stato restituito al legittimo proprietario. Ancora una nottata movimentata nel canale d'Otranto fra il 30 e il 31 agosto. 2 potenti acqua scooter sono incappati nelle maglie del dispositivo di vigilanza quotidianamente dispiegato dal reparto operativo aeronavale di Bari, coordinato con il gruppo aeronavale di Taranto.
Le due veloci moto d'acqua sono state intercettate poco al largo di San Foca da una motovedetta delle Fiamme Gialle che perlustrava quel tratto di mare. Alla vista della motovedetta, i due acquascooter hanno aumentato subito la velocità per sottrarsi al controllo. Ne è scaturito così un movimentato inseguimento notturno, conclusosi con il fermo in mare del primo mezzo con a bordo un giovane scafista albanese e il rintraccio del secondo mezzo abbandonato dall'altro scafista in fuga nei pressi di Punta Cassano, comune di Melendugno, da una pattuglia dei finanzieri del comando provinciale di Lecce che nel frattempo era stata attivata via radio dai colleghi in mare. Non sono state trovate sostanze stupefacenti a bordo dei due mezzi. Con tutta probabilità i due scafisti si erano liberati del carico gettandolo in mare già alla vista dei militari. Le due moto d'acqua sono state condotte presso gli ormeggi della sezione operativa navale di Otranto e sottoposte a sequestro, mentre un 19enne di Valona è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violenza e resistenza a unità militare in quanto non si è fermato all'ALT intimato dai finanzieri a bordo della motovedetta. Il prefetto di Lecce inoltre ha emesso il decreto di espulsione e il questore di Lecce l'ordine di allontanarsi dal territorio italiano entro 7 giorni. Il presidente dell'associazione San Michele, Angelo Ippolito, che gestisce l'omonimo Lido a Viale del Tramonto a San Vito, ha inviato il video diretto ed interpretato da un associato, Francesco Vinci, in cui lo stesso evidenzia la disabilità attenuata dalla struttura inaugurata di recente. Un video in controtendenza rispetto a quelli che ogni giorno riportano le gravi discriminazioni sociali perpetrate nei confronti dei diversamente abili, sottolinea Ippolito, che annuncia di voler proseguire verso questa direzione. E sono stati presentati i festeggiamenti della Stella Maris. Il programma comprende anche il Palio dei Pittaggi. 2 giorni di fede, tradizione e sport. Tornano sabato 3 settembre i festeggiamenti in onore della Madonna Stella Maris, protettrice dei pescatori. Alla processione per terra e per mare si aggiunge quest'anno il Palio dei Pittaggi, regata competitiva tra i 4 rioni storici della Città Vecchia, Turipenna, Ponte, Baglio e San Pietro. Il programma completo dei festeggiamenti è stato presentato stamattina in Vico Calò da Francesco Simonetti, organizzatore del Palio, da Monsignor Alessandro Greco, vicario episcopale, da Mimmo Bisignano dell'associazione Stella Maris, presenti anche il delegato provinciale del CONI Giuseppe Graniglia e Deborah Giorgi di Sirio. Monsignor Greco sottolinea l'importanza della festa della Stella Maris per la Città Vecchia. Taranto è una città nella quale la devozione alla Madonna è stata sempre una costante. Taranto è una città mariana, non soltanto per la Stella Maris, ma anche per l'Immacolata. Qui non molto lontano di qui c'è la Madonna della Salute ed è questa una tradizione che abbiamo ripreso 39 anni fa. Il prossimo anno ricorderemo i 40 anni, no? Da quando i pescatori nel 1977 mi chiesero di riprendere una festa che facevano prima i padri camilliani, interrotta per 10 anni e poi nel 77 ripresa. Simonetti illustra le novità del nuovo palio della Madonna Stella Maris. È una novità perché concretamente facciamo questa competizione sportiva sabato con partenza alle 18.30, abbiamo messo sul campo gara le 4 imbarcazioni che sono classificate come miglior tempo e miglior posizione al Palio di Taranto, e daremo lustro a questo sport e quindi grazie al Comitato per i festeggiamenti della Madonna di Stella Maris sabato vedremo una bella gara come del resto sono tutte quante quelle del Palio di Taranto. Sabato 3 alle 17.30 si svolgerà la Santa Messa, alle 18 processione per terra e mare accompagnata dal complesso bandistico Paisiello, alle 18.30 inizierà il Palio dei Pittaggi, entusiasta della novità il delegato CONI Graniglia. Il mare ormai è diventata l'unica fonte sportiva in cui non dobbiamo versare o chiedere soldi. Dicevo a Don Emanuele l'altro giorno, 2 cose a tanto non ci possono togliere, la fede e il mare. Grazie a Simonetti sfruttiamo al massimo il mare nel corso dell'intera annata e manifestazioni come queste fanno bene non soltanto allo sport ma anche alla città. Alle 21 in Piazzale Democrate si esibirà il cantante Michele D'Andria. Domenica 4 la Santa Messa si svolgerà alle 19. Dalle 19.30 i festeggiamenti si gemelleranno con l'iniziativa Mangia e Cammina organizzata da Sirio con una serie di degustazioni e appuntamenti musicali e culturali tra i vicoli del Borgo Antico.
La Puglia sfida Napoli, si chiama Che Pizza, Festa della Pizza, il nuovo evento che si svolgerà a Martina Franca in Piazza Crispi dal 2 al 4 settembre, organizzato dall'Associazione Creativa. Non si tratterà della classica sagra di fine estate, ma di un vero tentativo di battere un Guinness World Record. Saranno ben 40 infatti i pizzaioli che giungeranno da tutta la Puglia per battere il record del maggior numero di pizze sfornate in 12 ore, rigorosamente margherita come vuole il regolamento. Un primato attualmente detenuto dall'Accademia della Pizza di Napoli, fermo a 5.070 pizze. Non mancheranno musica e animazione, l'ingresso è libero. Ultimi preparativi per la terza edizione del Raduno Due Mari, evento motoristico dedicato al mondo dei trucks, organizzato da Claudio Parascandalo, già fiduciario provinciale del Fiat 500 Club Italia e Figli. L'edizione 2016, che intende replicare gli straordinari risultati conseguiti nel 2015, oltre 20.000 visitatori, si anticipa nei contenuti ancora più ricca di occasioni di svago e di divertimento. Sabato 24 settembre, in serata, i camion si raduneranno nella zona industriale di Montemesola per sfilare con il loro carico di luci e di colori tra le vie cittadine, prima di concludere la giornata con una cena conviviale offerta dalla Proloco. Domenica 25 settembre, i mezzi sosterranno per l'intera giornata all'interno di Ipercoppa Torre Rossa, offrendo lo spettacolo dei mezzi delle case costruttrici, arricchiti di cromature, accessori e tirati a lucido dai conducenti. Previsti nella giornata numerosi momenti di svago, motocross acrobatico, gara di accelerazione sui 200 metri con premiazione dei primi tre classificati e sexy track wash, solo per citarne alcuni, che attireranno l'attenzione di grandi e piccoli con l'obiettivo, sottolinea il segretario provinciale di Trasporti Unito, Biagio Provenzale, di avvicinare la categoria dei camionisti alle famiglie. Il calcio, chiusura di mercato scoppiettante per il Taranto, hanno firmato infatti Viola, Bob e Garcia. Viola in attacco, Bob a centrocampo, Garcia sulla fascia sinistra. L'ultimo giorno del mercato estivo, chiuso alle 23 di ieri, è stato scoppiettante per il Taranto. Le trattative si sono chiuse con l'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante Alessio Viola dal Foggia. L'attaccante 26enne sembrava ad un passo dal ritorno alla Regina. Queste le prime parole del neo attaccante rossoblù. Ho sempre giocato in piazze calde e ho scelto Taranto anche perché è una città con un grande blasone calcistico e fame di calcio come la mia. Nel pomeriggio di ieri il club rossoblù ha trovato anche l'accordo con il centrocampista Youssoufa Bob, nato a Banjul in Gambia nel 96. Bob, cresciuto nelle giovanili locali, è stato acquistato dal Chievo Verona nel 2014-2015, disputando il campionato di Primavera Serie A. Nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Cittadella in Lega Pro, collezionando 13 presenze. Ha detto Bob: è stata una trattativa lampo, inaspettata ma tanto desiderata. Non ho mai giocato in una squadra del sud e iniziare in una città con una grande storia calcistica come Taranto mi riempie di gioia. È arrivato anche il transfer del centrocampista spagnolo Toni García Montero. Nato a Siviglia il 7 agosto del 1991, García ha mosso i primi passi nella squadra locale spagnola per poi approdare nel 2010 al Valladolid. Nel 2012-2013 si è trasferito al Getafe per due stagioni e successivamente al Michalovce, squadra slovacca, il primo anno in B e il secondo anno in A. Da febbraio a giugno ha indossato la maglia dell'Europa FC Serie A di Gibilterra, disputando 4 partite nei preliminari di Europa League. Nel corso della giornata di ieri è arrivata anche una cessione. Il centrocampista classe 97 Simone Fanelli è stato girato in prestito al Gravina. E dopo l'esordio in campionato contro il Matera, il centrocampista San Pietro punta a migliorare la propria condizione in vista della trasferta di Cosenza. Lo abbiamo ascoltato. Siamo sul 60-70%, 75%, poi ovvio, io ho detto mercoledì ho fatto 90 minuti e niente, ho giocato poi vabbè, domenica e non mi sono venuti crampi, quindi diciamo è già un miglioramento. Però sicuramente la condizione deve migliorare per tutti, ovviamente per me, ma credo che sia importante pensare partita dopo partita, lavorare al meglio, concentrati e analizzando gli errori, perché è la cosa più importante per migliorare,
e niente, però sicuramente dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti, parlo sia per me ma anche per la squadra. Credo che dobbiamo pensare a lavorare, a pensare a migliorare e niente, sappiamo di affrontare un'ottima squadra come abbiamo affrontato il Matera, cercando ovviamente di dare sempre il massimo. Sappiamo di affrontare un'ottima squadra, daremo il massimo per cercare di portare a casa punti. Andiamo in un campo difficile, lo sappiamo, però siamo consapevoli che noi possiamo dire la nostra tranquillamente. Giorno dopo giorno ovviamente ci stiamo conoscendo sempre di più, ci sono ragazzi che sono arrivati neanche da una settimana, quindi il tempo di conoscerci e di capire bene le nostre caratteristiche. Credo che ci siano già stati dei miglioramenti rispetto all'inizio, ovviamente, e ovviamente sicuramente dobbiamo migliorare ancora, però è questione di tempo, è questione di automatismi, di meccanismi che si provano tutti i giorni durante l'allenamento. Io sono quasi neanche un mese che sono qua, quindi sto iniziando a capire bene i meccanismi che vuole il mister, che è quello che chiede, quindi credo che il tempo ci darà modo di farci conoscere al meglio. E non si ferma la campagna di rafforzamento del Taranto Calcio A5, giunta al quarto acquisto. Si tratta di Francesco Di Napoli, nato nel 1986 e proveniente dal San Marzano di Calcio A11. Il ragazzo può ricoprire due ruoli, laterale e pivot, ed è alla prima esperienza nel Calcio A5. Si presenta così: le prime sensazioni sono ottime, ho trovato un bel gruppo entusiasta dopo la promozione. Ho scelto questo progetto perché era già da tempo che volevo affrontare un campionato di calcio A5. Il tennis, una vinci determinata agli US Open, domani giocherà il terzo turno. Un primo set perfetto, un secondo con qualche sofferenza, questo in sintesi il 6-1-6-3 rifilato da Roberta Vinci alla statunitense Christina McHale, numero 55 della classifica WTA e di 9 anni più giovane, che in passato era stata capace di esaltarsi contro Big, Serena Williams compresa. Forse il tutto si spiega con due cifre: 75% di prime palle nel primo parziale, 43% nel secondo. Non è facile mantenere per tanto tempo la stessa percentuale al servizio, ha sottolineato la 33enne tarantina Federtennis, anzi quel 75% non è da me. La McHale nel secondo set ha giocato meglio, ha raccontato la Vinci, è un'avversaria dura, ha un gran dritto e un ottimo servizio, è stata lei a prendermi le misure nel secondo set, non è dipeso da un mio rilassamento. Domani, venerdì 2 settembre, al terzo turno, Roberta Vinci troverà la 21enne tedesca Karina Wittert, numero 102 WTA. Non ci ho mai giocato contro, afferma Roberta, tira molto forte e serve bene. Certo, se in giornata e mette tutto dentro, allora è dura. Dovrò variare molto il mio tennis, farla giocare in affanno, scomoda e far varire la mia maggiore esperienza. E si chiude così anche questo appuntamento con l'informazione di Canale 189. Noi vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale 24 ore su 24 sul nostro sito internet www.canale189.it.